Dopo i fatti di ieri, tristemente noti a Milano, vogliamo avere un suo parere sugli Bella. eventi storici del passato, partendo dalla Ma guerra di Troia. la guerra di Troia è stato un bel bordello. Mi ricordo, è stata così, una bella esperienza. Siamo stati, eravamo tutti dentro al No, mi cavallo a scusi, fare il no, bordello. mi E scusi, lei poi. non mi può far credere che lei era presente durante la guerra di Troia. Sì, minchia, oh, io dove c'è manifestazione, dove c'è devasto, dove c'è bordello, ci sono io, ci sta, Credo che ci lei in sta. questo momento viva un attimo fuori dal mondo, ma andiamo avanti. Ci dica Bella. qualcosa della Prima Guerra Mondiale, per favore. Minchia, la prima guerra mondiale è stato davvero un bel bordello, ci siamo divertiti, eravamo in mezzo alla folla, così tutti che sparavano, una bella manifestazione, tutti hanno sentito la nostra voce contro McDonald's, contro i poteri Credo che la forti, le Prima Guerra Mondiale multinazionali, non i fosse Crispy inerente McBacon McDonald's o contro tutti globalizzazione, ma fa che fanno niente. male quelle cose, Fa fanno niente, fa male. niente, grazie. Minchia. Vorremmo sentire anche un suo parere a proposito della Seconda Guerra Mondiale e di quello che è stato quindi il Bella, nuovo ordine bella, mondiale. bella, bella, no, è stata una bella esperienza. La Seconda Guerra Mondiale è stata una bella esperienza. Io l'ho vissuta poco perché il secondo giorno era il compleanno di Jennifer. Ho dovuto stare Lo con sa che è Jennifer. durata 5 anni la Ciao Seconda Guerra Jennifer, ti Mondiale? amo! Ecco. E quindi non sono riuscito a fare tanto bordello. Vedevo tutti che spaccavano tutto. Io volevo spaccare qualcosa, cazzo. Adesso tengo sempre un orologio da quel giorno lì. Tengo sempre un orologio che quando succede qualcosa gli altri fanno bordello. Almeno, boom, lo spacco per terra e faccio Ecco, bordello anch'io. giustamente un altro segnale di combattere il capitalismo e Ci la sta, globalizzazione. ci sta, ci sta. Tornando indietro, sempre nel tempo, l'esempio più lampante di rivoluzione e rivolta è stato sicuramente la Rivoluzione francese. Cosa ne pensa? Esatto, Ma quella della regina? quella della regina. Ma penso, minchia, minchia, che la regina è l'emblema del potere. Cioè, la regina, minchia, se non tagli la testa alla Nella sua regina. qualità di regina, probabilmente sì. Ecco, Se non tagli la testa alla regina, sei un coglione, secondo me. Cioè, se non vuoi fare quindi diciamo bordello. che il suo attacco si può focalizzare su regina e banche. Sì, se non bruci le banche con dentro almeno una regina, hai perso. Cioè, sei fuori dal bordello. Sei fuori dal bordello. Perfetto, perfetto. Ecco, per concludere, vorremmo sapere quale messaggio vuole lanciare ai tanti giovani che la seguono e che la vedono come un esempio e quali sono i suoi progetti per il futuro. Ma io il futuro mi immagino le astronavi, mi immagino le spade laser. Penso che faremo veramente un bel bordello, raga. Faremo un bel bordello. Quindi dalla Grazie. Molotov alla spada Grazie. laser il passo è breve, questa è l'Italia. Ma tu sei un pirla, ma un pirla gigante. Ma Ma ti no. sei, ma cosa, ma no? Ma ti sembra normale? Poi è una protesta, pa. Cioè, mi piace protestare, fare un po' di Ma bordello. bordello de che? Ma il bordello ti spacco io la testa a schiaffi, uno per uno, perché dentro quella testa lì cosa c'hai dentro? I merluzzi? Boh, no, pa, cioè, non lo so. No, pa, ma io ti spacco in due, perché sei un pirla con la P maiuscola, pirla! Mi stai facendo girare i coglioni! Ci sta, ci sta, ci E sta. adesso chiedi scusa, cazzo! No, ci sta un cazzo! Chiedi scusa! A Chiedo scusa. chi? A me? Allora devi chiedere scusa! Facciamo Aspetta. vedere che sono senza mio padre, che sennò faccio un po' la figura del coglione. Prego, prego, quando vuole, quando No, vuole. niente, volevo chiedere scusa, perché forse ho fatto un po' troppo bordello, ho detto delle cose che forse erano, ecco, non erano proprio giuste con la situazione, erano un po' così, quindi mi spiace per quei cittadini a cui hanno bruciato la macchina, magari a quelli soprattutto un po' più che gli piace fare bordello, e volevo dire che non sono violento, cioè io non sono violento, non ho fatto niente, cioè io non ho fatto niente. Ottimo, e questa sua Io dichiarazione sul bruciare le banche con dentro almeno una regina, come la può intendere in questo momento? No, io, guardi, io veramente non ho fatto niente. C'è stato solo un momento che ho fatto un po' di bordello perché mi è caduto il telefono. Siccome un Galaxy fa tanto bordello, quindi ci siamo un attimo tutti presi bene, ci siamo messi a urlare. Però per il resto sono una brava persona.
Io ho fatto anche, cioè, io ho fatto anche volontariato, ho fatto un sacco di volontariato, ho tratto sempre bene tutti, cioè, ho fatto volontariato, ho aiutato gli accalappiacani l'anno scorso a uccidere i cani, quelli più deboli, poi ho aiutato i bambini in Africa, tipo, a usare le armi, quelle un po' più pesanti, quelle che fanno fatica ad usare. Quindi è molto impegnato nel sociale in questo senso. Sì, ci sta. E quindi niente, sono disposto a ripulire la città, ho già comprato il Glassex, anzi quello che mi ha prestato mia madre, e quindi sono disposto a ricominciare da zero. Perfetto, quindi dopo tutte queste belle parole, queste promesse, concretamente cosa farà per farsi perdonare da tutta la città? Ma a me piacerebbe tornare a fare bordello. Ma come? Ma no! Ma dai!